Allora, questa è una scelta che noi abbiamo condiviso ovviamente con le istituzioni prima di partire, perché la volontà del laboratorio Albaro è proprio quella di dare un supporto alla sanità pubblica in questo momento e cercare di capire se alcuni pazienti che hanno avuto delle patologie assimilabili a quella del coronavirus hanno comunque incontrato la malattia e quindi hanno poi prodotto gli anticorpi e si sono immunizzati. Quindi il primo passaggio è proprio stato quello di una collaborazione, perché la nostra posizione non vuole essere quella di creare confusione o ulteriore panico, perché purtroppo col coronavirus, si è creato anche una sorta di panico, ma dare supporto laddove possiamo darlo. Certo, sono partiti da oggi, ci racconti proprio, io intanto stiamo vedendo delle immagini, sono immagini di repertorio dei vostri laboratori invece di Viagestro e nuovi laboratori che sono stati inaugurati qualche mese fa, per chi è collegato davanti alla TV, avete laboratori insomma, di ultima generazione, diciamo così. Ma io volevo capire invece, per dare delle informazioni ai nostri spettatori, siete partiti oggi, in che modo funziona, come ci si prenota per questo test? Allora, siamo partiti oggi, intanto tutti lo sanno, però lo ripeto giusto per chiarezza, noi stiamo comunque seguendo delle direttive, delle delibere di ALISA che ci obbligano giustamente, visto il periodo di crisi, a eseguire esami solo ed esclusivamente su prenotazione. Per quanto riguarda la questione coronavirus, noi eseguiamo esami solo su prelievo a domicilio, quindi non facciamo muovere i pazienti da casa e sono i nostri operatori, muniti di tutti i DPI del caso, che si recano presso i domicili per effettuare il prelievo ematico. A questi domicili ovviamente sono su appuntamento e poi cosa fondamentale è che l'esame viene eseguito solo ed esclusivamente a fronte di una presentazione di una richiesta medica del medico curante che ritiene che il paziente possa aver contratto il virus. Quindi è un esame che noi non andiamo a fare a chiunque chiama e chiede di poter fare l'esame, ma solo se il medico ritiene che l'esame sia necessario. D'accordo, noi abbiamo visto e l'abbiamo scritto anche sul nostro sito internet che ALISA ha fatto una delibera nella scorsa settimana in cui appunto chiedeva ai centri accreditati sul territorio ligure di rendersi disponibili a effettuare questo tipo di test. Quindi voi avete risposto a questa richiesta? Allora, risponderemo. La delibera è stata pubblicata venerdì sera e ne siamo venuti a conoscenza nel weekend, quindi sicuramente risponderemo e cercheremo di essere di supporto. Quindi voi avevate già comunque predisposto una vostra offerta, adesso al di là della chiamata di Alisa, tanto per capire quali sono stati i tempi, diciamo, vi siete accavallati forse, siete partiti un po' prima voi, prima di Alisa. Esatto, ci siamo quasi sovrapposti, nel senso che comunque noi abbiamo fatto i test su questi esami la settimana scorsa e venerdì si è deciso di partire oggi e venerdì sera Lisa ha fatto la delibera, quindi c'è stata una casuale sovrapposizione. Ok, e, dottoressa Grillo, ha accanto a lei Giovanni Melioli, esatto? Assolutamente sì. Bene, perché Presente. avrei. Mi sente? Buonasera, buonasera dottore. Buonasera. Buonasera, intanto la ringrazio per la disponibilità. Giovanni Melioli è il direttore sanitario del laboratorio, esatto. Senta, io volevo sapere da lei come funzionano questi test, che cosa vanno a scoprire, che cosa vuol dire rilevare un dato anticorpo all'interno di questi test. Ci spieghi meglio in modo semplice per i nostri spettatori. Beh, noi sappiamo che nella primissima fase della malattia noi possiamo trovare solamente il virus e questo lo si trova con il tampone. Dopo 5, 7, 10 giorni parte la risposta immune, quindi anticorpale del paziente, con degli anticorpi speciali che si chiamano IgM. Questo succede per il coronavirus, ma succede anche per il morbillo, per la rosolia e per tutti quanti i virus che noi testiamo normalmente. All'IgM, dopo una settimana, 10 giorni, seguono le IgG, che sono un'altra classe di anticorpi che poi ci accompagnerà per tutta la vita. Per esempio, le IgG antimorbillo sono quelle che, dopo che abbiamo fatto il morbillo o la vaccinazione, ci impediscono di prenderlo per tutta la vita. Quindi, questo test si inserisce proprio in un meccanismo molto classico della risposta immune
vaccinazione contro un virus. Ok, senta, qual è la differenza con il tampone di cui tanto si parla? Il tampone cerca l'acido nucleico, quindi l'RNA del virus, quindi col tampone si dimostra che c'è dentro il virus. Con il sierologico si dimostra che l'organismo ha reagito immunologicamente contro il virus, determinando la produzione di anticorpi. Sì, la sentiamo un po' male, le chiedo di ripetere questo passaggio che secondo me è fondamentale per i nostri spettatori, perché davvero è difficile capire che cosa vada a vedere il tampone e che cosa invece questi test sierologici. Le chiedo scusa, se ci può ripetere così almeno capiamo meglio, perché la sentivamo molto male. Certo, il tampone viene utilizzato per trovare nelle cellule della gola il virus. E effettivamente si cerca l'RNA, quindi l'acido nucleico, insomma la sostanza genetica del virus, in maniera che se lo troviamo possiamo dire che lì dentro c'è proprio il virus. Invece un test sierologico, quindi su sangue, va a cercare le tracce del passaggio del virus. Per cui quando un virus infetta un organismo, il sistema immune, quindi gli anticorpi che vengono fuori, sono anticorpi che ci servono per difenderci da questo virus. Di conseguenza, nella prima fase avremo degli anticorpi che si chiamano IgM e poi nella seconda fase avremo degli anticorpi che si chiameranno IgG. In pratica, da 0 a 7 giorni è positivo il tampone, da 7 a 15 giorni è positivo tampone e spessissimo l'anticorpo. Dopo i 15-20 giorni, nella maggior parte dei casi, è positivo solamente l'anticorpo. Ecco, le faccio una domanda da medico. Lei peraltro, la ricordiamo, ha diretto per a lungo i laboratori di analisi dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Ma cosa consiglierebbe a un paziente? Cioè, perché e chi deve fare questo tipo di test? Allora, sicuramente un paziente asintomatico, quindi non è un paziente ma un soggetto, non ha nessun vantaggio in questo momento a fare un test del genere. Un paziente sintomatico che può fare il tampone, deve fare il tampone. Poi semmai in un secondo tempo potrà fare gli anticorpi per vedere se si è immunizzato. Un paziente che per un qualsiasi motivo non può fare il tampone, perché c'è difficoltà a fornirglielo per N motivi, bene, questo paziente qua, se sono passati almeno 7-10 giorni, può trarre vantaggio dal test su sangue, perché se gli troviamo gli anticorpi possiamo dire che è stato infettato dal virus ma sta rispondendo. D'accordo, io la ringrazio, è stato molto chiaro invece, la ringrazio molto e quindi sapete già se c'è stata risposta questa mattina nelle prime ore di prenotazione del test? Allora sì, stamattina c'è stata parecchia confusione ovviamente, perché comunque anche il messaggio su WhatsApp è stato, o su Facebook è stato mal interpretato, comunque ognuno ha detto la sua, quindi le telefonate sono state le più svariate. Sicuramente la telefonata principale era questa, che era quella che riguardava il prezzo, quindi il prezzo di mercato, che ovviamente per questioni anche di ordine e di legge non abbiamo pubblicato, ma non per motivazioni particolari, ma semplicemente perché sa meglio di me che non si può fare comunicazione ma non campagna pubblicitaria, e quindi è per questo che il prezzo non è stato messo. In tanti curiosi, cioè pazienti, come diceva il professor Meglioli, assolutamente asintomatici, ai quali è stato detto guardate che l'esame viene effettuato solo ed esclusivamente a fronte di presentazione di richiesta del medico curante, e quindi e poi una buona parte di pazienti effettivamente sintomatici ai quali il medico aveva comunque già fatto la richiesta e quindi che stiamo contattando per andare a fare i prelievi a domicilio. È un test quindi la cui spesa è coperta dal Sistema Sanitario Nazionale? Ci scusi, non abbiamo capito. No, al momento no, perché è un test assolutamente nuovo, è un test uscito da poco, e poi comunque il laboratorio Alvaro è una struttura privata e quindi gli esami eseguiti presso la nostra struttura sono esclusivamente privati.
al momento non è ancora inserito negli esami del Servizio Sanitario Nazionale. Ci può dire almeno la fascia di prezzo di questa tipologia di esame? Allora, la fascia di prezzo è intorno ai 100 euro, compreso il prelievo a domicilio, che può variare in funzione della distanza, nel senso che comunque in zona nostra, compreso il centro, la spesa è sui 100 euro.